Benvenuti sul mio canale. Oggi voglio cucinare un piatto freddo che mi ricorda i tempi passati, spesso preparato da mio padre, le polpettine di carne cruda, da servire sia come antipasto che come secondo, accompagnato da una bella insalatina di rucola o altre verdure. Inizio a preparare il pinzimonio, che deve riposare almeno 2 ore per acquistare il gusto giusto. In una ciotola taglio fine 6 spicchi di aglio, metto l'olio extravergine di oliva e il sale. In un'altra ciotola preparo la carne tritata di fassona piemontese, che deve essere fresca e molto magra. Aggiungo l'olio che ho preparato prima, a cui ho tolto l'aglio. Amalgamo bene. Aggiungo il pepe. Il succo di un limone. Aggiusto di sale. Incorporo le scagliette di piemontino, oppure in alternativa si può usare il grana. Ora formo delle paline che adagio su un piatto di portata tra foglie di radicchio rosso. Vi ringrazio per aver guardato il video. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale YouTube e, se vi piace, mettetemi un like, condividete e lasciatemi un commento. Vi saluto al prossimo video.